Siamo qui all'esterno del Tribunale in attesa che si svolga questa seconda udienza. Io sono in compagnia dell'assessore regionale Cosimo Borraccino. Allora, assessore, oggi che cosa ci aspettiamo da questa seconda udienza? Dovrebbero essere ascoltati altri testi. Questo fatto di aver posticipato ulteriormente il giudizio, lei come lo interpreta? Ovviamente non entro nelle dinamiche processuali che non attengono a me. Dico che c'è una richiesta di ulteriore testimonianza da parte di lavoratori. È un fatto, secondo me, lo dico diciamo senza entrare nel merito dell'attività istruttoria che attiene al magistrato, al dottor De Napoli. Io penso che sia comunque un fatto positivo, perché molti lavoratori, non sarà soltanto un lavoratore, potranno effettivamente dimostrare e testimoniare come quell'accordo, purtroppo, lo dico con amarezza, quello del 6 settembre, non sia stato rispettato. Quindi oggi ci sono le ragioni dei lavoratori, le ragioni anche però della giustizia, del rispetto di un accordo sancito tra parti che purtroppo è stato più volte ripetutamente stravolto. Allora, da questo punto di vista, noi ci aspettiamo oggi il trionfo della giustizia, non soltanto per quanto riguarda la reimmissione dei lavoratori, ma soprattutto per far comprendere alla nuova azienda che è subentrata allo Stato e prima ancora all'Ilva che qui la legge va rispettata, e quindi non ci possono essere sconti, non si può far finta di nulla e soprattutto non ci possono essere prevaricazioni nei confronti dei cittadini. Taranto ha già dato, ha dato tanto da questo punto di vista, avere anche adesso il peso di soprusi subiti dai più deboli, dai lavoratori, questa è davvero una vicenda obbrobbiosa. Quindi aspettiamo fiduciosi questo giudizio, e la presenza qui delle istituzioni della regione, dell'assessore regionale, serve anche a testimoniare la vicinanza appunto delle istituzioni ai lavoratori, al mondo del lavoro e al sindacato.